Ma che stai combinando? Hai deciso di iniziare a programmare in Basic? Ma come devo fare io con te? Io ho da fare la video sfida. Dopo ti do il manuale del Basic del VIC20, così iniziamo a fare un programmino. Ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare con queste di Snell? Ha deciso di iniziare a programmare in Basic, ma senza il manuale. Eh, adesso fammi vedere, dai, batti runo e fammi vedere che cosa esce. Lo vedi che esce syntax error? Non abbiamo il manuale del Basic, lo dobbiamo cercare su internet, noi non sappiamo programmare. Ragazzi, eccoci qui con la didisnella nuovamente pronti a una nuova video sfida. Dai, dopo ti faccio fare, dopo ti faccio giocare a Castelvania dove ci stanno i didisnelli E noi ci vediamo dopo. Ciao, ci vediamo dopo, facciamo il programmino. Ragazzi, allora come di consueto la nostra DD Snella ha deciso di iniziare a programmare in Basic, ma come avete pot avrete potuto vedere dalla nostra schermata virtuale siamo sul nostro Commodore, il VIC20, per una nuova videosfida e faccio il reset. Dunque il gioco proposto, dunque diciamo a questo giro della videosfida io ho scelto un gioco del Commodore VIC20 caricamenti lenti e ho scelto praticamente un gioco presente sul su program se non sbaglio numero 16 chi ha la fortuna diciamo di avere questa cassettina fa subito oppure ragazzi non serve che ve lo dico io il gioco basta che andate su google e lo, e lo, lo trovate facilmente ci sono alcuni siti dove non c'è il, diciamo, il copyright sui giochi e trovate trovate il gioco il gioco da scaricare insomma senza problemi dunque per questa video sfida io ho scelto il biscione eh, chi ha l'emulatore vice fa un clic sul praticamente sul file a me porta questo nome qui programma 2 numero 16 tap e poi fate un doppio clic dove c'è praticamente il cuoricino con il biscione e fate il caricamento diciamo normale sul vice Dunque, perché ho scelto questo gioco? Questo gioco mi ha accompagnato praticamente nell'infanzia. Sono stati fatti parecchie sfide con gli amici quando eravamo piccoli. Avevamo eh, la cassettina, caricamenti lenti. Insomma, ragazzi, una nostalgia che, che non vi dico. Era tutto molto più bello una volta caricare i giochi dalla cassettina. Gli emulatori sono comodi per un certo verso insomma ma io penso che il vero appassionato sia in casa un, un mic 20 un commodore 64 è tutta un'altra storia dunque ho impostato il caricamento lento come se lo stessimo caricando dalla cassettina e adesso vi spiego anche come funziona il gioco che ci fai ancora qua tu io devo fare la video sfida e eh, dopo ti faccio fare il programmino Oppure ti faccio giocare a Castelvania dove ci sono i pipistrelli, i titisnelli. Noi adesso ci facciamo la partita al biscione. Come no? Dopo ti faccio programmare. Dai, fammi compagnia. Adesso facciamo, facciamo questa video sfida, vediamo quanti punti riesco a fare nei primi tre tentativi. E poi riprendiamo a programmare e salutiamo tutti gli amichetti di YouTube. Ok. ciao ci vediamo dopo allora ragazzi qua dice premi stop in cassetti io penso che penso che non ne sono state fatte tante versioni di, di questo gioco comunque lo trovate su program numero 16 perché il registratore ferma la cassetta oppure perché il vice fa così va sul menu file e ferma il data cassette, il data set in questo modo con stop Dunque, allora io per il gioco ho impostato il fidato il fidato Joypad. Io adesso farò tre, tre, tre tentativi. Nel primo tentativo vi spiegherò più o meno come funziona il gioco. Sistemiamo un attimo la luce, non so come verrà questa registrazione, insomma, come alle solite. Faccio ALT D. E allora il grado 1 è il più difficile e va molto veloce già dall'inizio. Io vi consiglio di scegliere il grado 5. Eh, perché all'inizio sarà molto più lento, poi andrà sempre più veloce. Cioè, comunque iniziamo dal grado 5 eh, che sarà meglio per la video sfida. Dunque, che succede? Il nostro serpentone mano a mano che mangia gli insetti, la frutta, diventa sempre più lungo, dovete fare in modo di non toccare le pareti. Eccole qua, le pareti colorate, se no, perdete, dovete iniziare praticamente un'altra partita dovete fare attenzione ai funghetti bianchi e potete mangiare la frutta colorata ciliegie gli insetti tranne i funghi bianchi e poi non dovete toccarvi la coda perché se no sbagliate perdete la vita ecco, questo gioco è fatto, ha una vita soltanto una volta che perdete dovete iniziare un nuovo tentativo dunque io nella prima partita vi faccio vedere più o meno come si gioca ho impostato il joypad potete impostare insomma, i tasti e parto con il primo tentativo. Scegliete grado numero 5. Iniziamo a mangiare la frutta. Fate attenzione ai funghi e alle pareti del al bordo del livello. Se state camminando in una direzione e tornate indietro in effetti vi siete mangiati la coda e perdete, perdete la, la, il gioco finisce praticamente quindi ricapitolando dovete fare attenzione ai funghi bianchi in questo gioco alle pareti il, del recinto praticamente e dovete cercare di mangiare tutti quanti gli insetti e la frutta colorata le ciliegie gli insetti, le formiche, la, le mele, tranne i funghi bianchi, e dovete cercare di non toccarvi contro la vostra cuda praticamente, altrimenti sbagliate. Dunque allora nel primo tentativo io ho fatto 350 punti, partirei con il secondo e con il terzo, e credo che il gioco è molto semplice, non è abbastanza... Complicato e ragazzi, parto con il secondo tentativo. Scegliete grado numero 5 che è il più facile. Vi sconsiglio il numero 1. Fate la sfida sul 5 che è molto più facile. Premete il tasto 5 e iniziate. Il gioco, mano a mano che andate avanti, diventerà sempre più difficile perché non avrete più spazio praticamente per, per muovervi. Ok, mano a mano che mangiate la frutta e finite, aumenteranno i funghi ed anche la frutta ed aumenterà anche la velocità. Ho sbagliato. Dunque, secondo tentativo. 1090 punti. Mano a mano che andate avanti, aumentano i funghi, la frutta. E diciamo automaticamente anche la lunghezza. Diciamo, del serpentone. Sarà sempre più difficile. Insomma, ad andare avanti. Parto con il terzo tentativo, eh, sempre numero 5, che è più facile. Ragazzi il gioco non è a tempo, potete girare quanto tempo volete che non succede niente, non ci sono diciamo i secondi. Ecco qua. Come vedete aumentano i funghi e anche la frutta da mangiare e diventa sempre, sempre più veloce il gioco. ragazzi e si conclude qui il, il terzo tentativo con 1490 punti se un'altra volta qua tu e eh, lo so che ho fatto, una, ho fatto tre tentativi uno, uno più penoso dell'altro però noi adesso salutiamo gli amici di youtube perché sennò facciamo sempre video lunghi lunghi e poi non se li guarda nessuno e noi riprendiamo a fare il programmino in basic sei d'accordo? Dopo ci facciamo anche una partita al serpentello. Ah, vuoi giocare tu? Ok, allora salutiamo tutti gli amici di YouTube. Questo il, sono i tre tentativi di Giovanni. Auguriamo una buona settimana a tutti e riprendiamo a fare il, il programmino in Basic. Secondo me non hai combinato niente, ti devo dare il manuale del, del Basic del Commodore vic 20. Come no? Fammi vedere come resetti il computer. Dai, ritorniamo alla schermata, resettiamo il Vic20, vediamo che cosa succede. Non è così che si resetta il Vic20. Aspetta, dobbiamo andare con il mouse. Vediamo se riusciamo a fare settare il nostro commotorino alla nostra titisnella. Mi sa che si è bloccato, mi sa che si è bloccato le murature, ragazzi. Adesso spegniamo il computer e ti faccio fare il pro. Ragazzi, dunque, non ricordo quanti punti ho fatto, mi sembra il quello più alto è di 1460 punti. Vai a vedere anche tu se ho fatto il punteggio alto. 1460 punti, dovrò diciamo rivedermi il video. E comunque niente. Poi io penso che voi mano a mano state prendendo comunque eh, appunti, mano a mano che mi si è bloccato l'emulatore qua. Non lo so perché. Se faccio alt di non riesco a portarlo. Niente ragazzi, ogni tanto devo fare qualche gaffo pure. Io mi sa che devo... Mi devo resettare direttamente il computer perché non riesco a tornare allo schermo nella finestra, diciamo. Allora, noi salutiamo tutti i nostri amici di YouTube. Questa è la, la nuova video sfida sul gioco del Vic20. Il biscione, partecipate tutti e noi ci vediamo in una prossima video sfida Adesso io e la TD riprendiamo a fare il programma in Basic. È giusto? facciamo un'altra volta il programma in basic, vediamo se riusciamo a fare qualcosina. E niente, ragazzi. Buona settimana a tutti da Giovanni, e la di disnella Alla prossima video sfida.